Vorrei iniziare con una preghiera in questa serata. Signore, veniamo dinanzi alla tua presenza, ti ringraziamo per la tua volontà per noi in questa serata. Padre Celeste, ti ringraziamo perché hai lasciato questi mezzi tra cui possiamo ascoltare, attraverso di questi mezzi ascoltare la tua parola, Padre. Vogliamo ringraziarti anche per il desiderio che metti in ognuno di noi, Padre, di poter, Padre Santo, ascoltare la tua parola, capire di più della tua parola, insegnarci, essere insegnati da te, Signore. Per questo ti chiamo in questa sera, oh Padre, che tu possa fare la tua opera meravigliosa con le nostre anime, con i nostri cuori, con le nostre menti e logicamente, oh Padre, che le nostre vite possano essere trasformate per la tua gloria e soltanto per la tua gloria. Amen. È un piacere essere ancora una volta con voi. E la settimana scorsa ho avuto un piccolo intervento per quanto riguarda le discipline spirituali. Non so quante persone che in questa sera ci seguono, sono riuscito ad ascoltare un messaggio, il messaggio che c'è stato, quel piccolo messaggio per quanto riguarda discipline spirituali. Quello che vorrei dire è che abbiamo diversi mezzi al giorno d'oggi, tra cui abbiamo anche questo mezzo, parole di vita, che il Signore possa benedire quest'opera, dove la parola ci viene predicata, dove la parola ci viene insegnata. Il pastore Cataldo ci diceva riguardo del canale YouTube dove ci sono migliaia di video dove possiamo alimentarci in ogni momento, in qualsiasi scoraggiamento o problema possiamo trovare la giusta pillola, diciamo così, il giusto alimento, selezionando tra la libreria per poter rifornirci spiritualmente parlando. Per questo quello che vorrei dire innanzitutto prima di iniziare in questa serata, e che è molto importante che abbiamo questa disciplina non solo dell'ascoltare della parola di Dio, ma anche dell'adempiere la parola di Dio. Perché è vero che quando Dio ci mette e ci prepara dei cibi e ce li mette a tavola, quelli che devono sedersi e mangiare siamo noi. Quindi molte volte lo Spirito Santo ci parla attraverso la parola, ma è molto importante che noi capiamo quello che lo Spirito Santo vuole comunicarci, quello che Dio vuole comunicarci attraverso la parola e quindi capire anche attraverso la fede molte volte di adempiere quello che il Signore ci chiede di fare, anche se molte volte è anche un po' difficile prendere delle decisioni oppure cercare di riparare quelle cose che non avendo tanta saggezza certe volte siamo andati a distruggere da soli, con una parola, con un pensiero, con un atto, non tanto molte volte anche da credente, diciamo così. In questa serata, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato delle discipline spirituali della lettura e della preghiera, essendo che la lettura, quindi la parola di Dio, è il cibo per le nostre anime e che la preghiera invece è il respiro per le nostre anime. Credo che siamo d'accordo che noi siamo composti da carne e da spirito, quindi da corpo e da anima. E così come noi cibiamo, così come il nostro corpo respira, ha bisogno del cibo, ha bisogno di respiro, così anche le nostre anime hanno bisogno di cibo spirituale e di respiri spirituali. Per questo, quello che a noi dà valore non è solo quello che noi portiamo come vestiti, quello che noi vestiamo, il nostro outfit, oppure quello che magari noi abbiamo imparato attraverso le scuole, attraverso l'università, attraverso le posizioni sociali che noi abbiamo. Ma quello che a noi dà parecchio valore, quello che a noi dà realmente valore, è quello che Dio ha dato all'uomo, e quindi quel soffio vitale dando vita all'anime nostre, e quindi questo bisogno di poter connettere l'anima con il Creatore. E per questo abbiamo la parola, per questo abbiamo i respiri spirituali, che è la preghiera. E in questa serata non vorrei riaprire il discorso della settimana scorsa, ma vorrei continuarlo, visto che siamo abbastanza vicino come tempi, cioè dalla settimana scorsa adesso, e vorrei portare altre due discipline spirituali dove la parola di Dio ci insegna, perché è molto importante avere la volontà di vincere nella vita, è molto importante avere la volontà di fare qualcosa nella vita, di cambiare qualcosa. Ma per poter vincere non c'è bisogno solo della volontà di vincere, ma la cosa molto più importante della volontà di vincere è la volontà di prepararsi per vincere, che diciamo così sono i preparativi che ti preparano ad avere la volontà per vincere. Se io voglio vincere, però per vincere ho bisogno di avere la volontà di prepararmi per vincere.
E quindi torniamo all'esempio della settimana scorsa, dove non tutti diventano campioni, anche se tutti siamo sportivi. La differenza qual è? È che uni sono più disciplinati degli altri, tutti vogliono vincere, ma non tutti hanno la volontà o la voglia di prepararsi per vincere. Per questo noi come persone noi nasciamo con questa, non nasciamo con questa volontà perché non viene da sé, giusto? Per questo dobbiamo mobilizzarci, dobbiamo combattere, ma soprattutto noi dobbiamo disciplinarci. Qui che viene il punto chiave, cioè quel momento in cui noi dobbiamo uscire da quella zona di comfort per dire ok, ho capito cosa devo fare, mi è molto chiaro quello che Dio mi ha parlato, ma adesso non solo pregare, Signore, aiutami. Il fatto che Dio già ti sta parlando già vuol dire che già ti sta aiutando. Il fatto che Dio ti sta comunicando e ti sta facendo capire in un modo che tu puoi capire è già l'aiuto di Dio per te per farti comprendere qual è la direzione che devi prendere, ma molte volte molti credenti dicono, sì, Signore, aiutami tu. Il Signore è già lì presente che ti sta aiutando, adesso sta aspettando che tu risponda alla sua chiamata. Sai, un piccolo esempio è quando Dio chiama il circuito, il ciclo, Dio chiama, l'uomo risponde, Dio benedice. Dio chiama, l'uomo risponde, Dio benedice. Cosa vuol dire questo? Che quello che dà l'input è sempre Dio, attraverso la sua parola, attraverso un canto, attraverso un momento di preghiera. Dio dà sempre l'input, ma il problema principale è quello che noi rispondiamo a quello che lui ci dona come conferma, come chiamata, come insegnamento, come qualcosa da fare. Quindi la nostra azione, la nostra risposta, in base a quello che noi scegliamo, il bene, il male, la vita, la morte, via dicendo, porterà un risultato nella nostra vita. Ma Dio dice, io ti consiglio di scegliere la vita, di scegliere la benedizione. Per questo c'è bisogno che noi, dopo aver capito, di capire e di azionare che dobbiamo disciplinarci. In questa serata quello che vorrei parlare è legato alla parola, alla scrittura, alla disciplina della scrittura, quindi di avere un tempo devozionale giornaliero nella scrittura con Dio, cioè 10, 15, 20 minuti al giorno, mettilo da parte per poter leggere la parola di Dio è quello della meditazione della parola di Dio, quindi non solo leggerla, ma avere anche la disciplina di meditarla. Per questo, come versetto che vorrei leggere e incoraggiarti dalla parola di Dio in questa serata, Giosuè capitolo 1, versetto 8 dice così: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma, sottolinea per favore, meditalo quando? Giorno e notte, e abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese e allora prospererai. Quindi, se tu vorrai riuscire in tutte le tue imprese, se tu vorrai prosperare, un'altra traduzione dice lavorerai con saggezza. Quindi, quando certe volte fai qualcosa e vedi che le cose non vanno come dovevano andare, dice, avevo bisogno di più saggezza. Forse perché non hai iniziato quei passi là attraverso la scrittura, attraverso la parola di Dio, meditandola, quindi capire esattamente il piano di Dio. Diceva il fratello di prima che è molto difficile in un momento oppure in un settore di commercio, il quale è molto contaminato, molte persone si meravigliano che sei un credente, che sei un pastore, che sei un figlio di Dio, ed è la realtà. Anche la stessa cosa capita anche a me. Molte volte persone vengono e mi dicono: realmente tu sei un pastore, realmente tu sei un credente, come mai? E iniziamo a entrare nei dettagli. Perché? Perché viviamo in un mondo contaminato e molte volte abbiamo bisogno nella vita quotidiana della saggezza di Dio, abbiamo bisogno che le cose vengano fatte in un modo che siamo sicuri di riuscire. Il versetto 8 di capitolo 1 di Giosuè dice proprio questo: abbi cura di mettere in pratica, cioè non solo questo libro di leggerlo, di meditarlo logicamente, giorno e notte, quindi senza pausa, ma abbi cura non solo di meditarlo, ma poi, dopo aver capito, di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. E quando diciamo tutto, non rimane niente al di fuori, tutto, giusto? Poiché, conseguenza, allora riuscirai.
in tutte le tue imprese e allora prospererai. Quindi nella meditazione esiste una benedizione sia spirituale per le nostre anime, mettendo poi in pratica la parola di Dio nella nostra vita, dove la nostra vita trasformata, cambiata, illumina e porta risultati diversi di quanto forse nei nostri dintorni, le persone intorno a noi avrebbero potuto portare. Ma cosa significa meditare? Quindi prendiamo un po' questo versetto e lo scorporiamo. Cosa significa meditare? Vogliamo capire in questa serata esattamente cosa dobbiamo fare e come possiamo fare. Per capire cos'è la meditazione, forse è meglio capire cosa non è la meditazione. La meditazione non è una pratica di rilassamento, come parecchi trend, movimenti asiatici ci stanno invadendo negli ultimi anni, no? Per esempio lo yoga, no? L'obiettivo del distacco, liberare la propria mente e arrivare ad un certo punto dove entri in delle situazioni piacevoli, chiamiamoli così, karma e altre cose del genere. Non entriamo nei soggetti perché non è il caso. Ma la meditazione orientale si basa sullo sviluppo o ancora di più sullo svuotamento della mente, e quindi nella tua mente non esiste niente più. Sei chiamato a svuotare la tua mente e non so, so che ci sono diversi cristiani che accettano questi movimenti, chiamali così, essendo cristiani, accettano anche questi movimenti asiatici. Vado a fare yoga, vado a rilassarmi. Ok, rilassati, ma non svuotare la tua mente, quello che ti chiedono questi movimenti asiatici. Differenza invece, la meditazione cristiana non mira a svuotare la tua mente, ma la meditazione cristiana mira a riempire la mente con la parola di Dio, ma soprattutto con la volontà di Dio. Quindi svuotare la tua mente in un certo senso, la tua volontà, i tuoi pensieri, quando preghi ti ricordi che molte volte riesci a pregare, ma la tua mente sembra che voli a destra e a sinistra. Svuota la tua mente in questo senso qua, però riempi la tua mente con la parola e soprattutto la volontà di Dio. Questa è la meditazione. Quindi mi viene da porti una domanda a te che magari hai questa abitudine di leggere, hai questa abitudine giornaliera di pregare. Posso domandarti, voglio che tu possa rispondere a te stesso in questa serata. Puoi sentire in un modo tranquillo la voce di Dio quando preghi? Cosa ti ha parlato Dio, per esempio, questa settimana? Perché la parola ci dice che noi dobbiamo meditare la parola di Dio giorno e notte, e questa chiamata, diciamo così, a chi è rivolta? È rivolta a noi credenti, a coloro che credono in Dio, a coloro che credono nel Figlio di Dio, in Gesù Cristo. Per questo siamo noi quelli che siamo chiamati a cambiare. E molti di noi magari stiamo pensando, vabbè, ma è difficile cambiare, giusto? Perché non ci viene naturale. Sai che Satana sa come intossicare la tua mente. Lui è specializzato al giorno d'oggi soprattutto in tre cose molto importanti per lui e che intossica la nostra mente. Uno, lui è specializzato con il rumore, no? Quando tu vuoi pregare, quando tu vuoi leggere, quando vuoi stare in meditazione, sembra che tutto prenda un'agitazione intorno a te, sembra che c'è tanto rumore nella tua mente. Poi lui è anche specializzato nella fretta. Quando vuoi fare qualcosa per Dio, quando vuoi prendere del tempo per Dio, sembra che non c'è mai tempo, sembra che tutto vada di fretta, sembra che dovremmo aggiungere 2 ore alle nostre 24 ore. E un'altra cosa che lui è specializzato non solo al rumore, ma alla fretta, ma anche all'affollamento. E in questa serata forse ti ritrovi in queste situazioni e vediamo un po' quali possono essere le conseguenze al rumore. Quando c'è parecchio rumore, non è così che c'è quella mancanza di reattività che è proprio dovuta al rumore, cioè non riesci a comprendere, quindi quando non comprendi esattamente quello che quella persona vuole comunicarti, però non riesci a capire per via del rumore, automaticamente non puoi reagire. Non puoi reagire né a quello che ti sta chiedendo, non puoi reagire neanche a quello che magari vorresti continuare come discorso, quindi magari prendi totalmente un'altra direzione. Quindi nel momento in cui c'è parecchio rumore nelle nostre anime, nelle nostre menti, quando noi vorremmo meditare la parola di Dio, c'è proprio questo problema qui che noi abbiamo mancanza di reattività dovuta al rumore. Una delle conseguenze invece della fretta,
credo che parecchi di noi lo sappiamo già, è proprio questa vigilanza ridotta a causa della fretta, quindi c'è il rischio maggiore di incidenti. Non è così che quando vai sempre di fretta, il rischio di provocare un incidente o il rischio di avere un incidente o di farti male al lavoro o da qualsiasi altra parte, il rischio sale perché sta andando tutto di fretta, stai facendo tutto di fretta, quindi molte volte non calcoli le cose o i pericoli che possono esserci. E poi ci sono le conseguenze dell'affollamento delle nostre menti, come l'affollamento anche delle nostre anime, quando dovremo prendere quel tempo di meditazione, che nel momento in cui c'è tanto affollamento, c'è quella mancanza di una chiara direzione, oppure una mancanza totale di direzione. Mi è capitato il mese scorso di essere a Parigi e mi è capitato proprio questo. Sono arrivato a Parigi in macchina. E all'entrata di Parigi ho preso esattamente l'orario dove credo che tutti uscivano dagli uffici e sono stato nel traffico per 300 metri, credo che sono stato circa un'ora. E quando il GPS mi diceva di uscire a destra, c'erano quattro file sulla mia destra, tre file sulla mia sinistra, e non riuscivo a prendere una direzione, c'era troppo affollamento, macchine a destra, motorini che si buttavano nei spazi vuoti, via dicendo, non riuscivo a prendere una direzione. A tal punto che ho dovuto prendere la prossima uscita perché non sono riuscito a prendere l'uscita che il GPS mi diceva di prendere. Ad un certo punto, perfino il GPS mi ha ricalcolato il percorso e anche il GPS è andato un po' in tilt al riguardo. Quindi un affollamento ci porta sempre ad avere una mancanza di chiarezza di direzione. E questo è quello che succede anche nelle nostre anime e nelle nostre menti quando Dio ci chiama a meditare la parola di Dio. Quando Dio ci chiama che nella meditazione noi possiamo trovare la vera direzione, nella meditazione noi possiamo essere vigilanti, quindi non ad arrivare a fare le cose senza aver successo, al contrario di come dice Giosuè, capitolo 1, versetto 8. Per questo quello che è molto importante è che quando tu hai una disciplina nella scrittura e hai una disciplina nella preghiera, è molto importante che tu possa avere anche una disciplina, assieme alla scrittura, della meditazione. Cioè, quando stai davanti a Dio, stai senza aver fretta. E molte volte noi evitiamo di meditare la parola di Dio, certe volte riconosciamo davanti a Dio che siamo mancanti a riguardo, perché molte volte non ci sentiamo in modo confortabile stare dinanzi alla presenza di Dio. Ti ricordi Adamo, quando Dio si presentò nell'Eden, lui aveva problemi, ebbe problemi a stare alla presenza di Dio, a parlare con Dio. Perché? Perché qualcosa non andava bene nella sua relazione con Dio, era disconnesso attraverso il peccato da Dio. Per questo molte volte noi evitiamo di stare alla presenza di Dio. O addirittura molti di noi sappiamo che Dio vorrebbe cambiarci attraverso la meditazione, quindi meditare la parola di Dio, ma a noi non ci piacciono i cambiamenti di Dio, noi non vogliamo essere cambiati. Ma come può dire questo, fratello, che noi siamo tutti credenti? È la realtà. Parecchie volte Dio ci parla di cambiare qualcosa, nella meditazione ancora di più, lui ci conferma, ci fa sentire una direzione da prendere, ma noi non vogliamo, soprattutto su quegli idoli che sono nascosti nella nostra vita, perché ognuno di noi ha dei suoi idoli. Ognuno di noi ce li ha. Certe volte noi crediamo che gli idoli sono solo un'icona o una statua o non so, qualsiasi altra cosa religiosa, tra parentesi, ma i nostri idoli molte volte possono essere la nostra fama, il nostro successo, può essere la nostra carriera, il fatto che tu vuoi realizzare qualcosa nella tua vita può essere un idolo. Basta che tu comprenda esattamente tutte le energie che tu stai spendendo giornalieralmente per qualcosa, per qualcuno, per qualche situazione, puoi renderti conto dove è il tuo cuore e quindi automaticamente qual è il tuo tesoro, in questo caso a quale idolo ti stai inchinando. Ci sono persone che si inchinano all'idolo della reputazione, quindi ogni cosa deve essere perfetta nei loro dintorni, famiglia perfetta, pulizia perfetta, ogni cosa perfetta, niente di sbagliato finché non diventa un idolo finché non prende il posto di Dio come priorità nella nostra vita. Per questo, molte volte, quando noi siamo attaccati in un modo buono da parte di Dio a togliere questi idoli dalla nostra vita, che a noi non piacciono, certe volte noi evitiamo la meditazione perché a noi non piacciono i cambiamenti. Un altro motivo per cui noi non molte volte non meditiamo, non abbiamo questa disciplina della meditazione, è perché non accettiamo la realtà che esiste, la realtà è che siamo in una guerra spirituale.
Noi siamo in una guerra spirituale. Questo è quello che ci insegna la parola di Dio, che non abbiamo da lottare contro carne e sangue, ma noi abbiamo da lottare contro demoni, contro cose che noi non vediamo. C'è una guerra spirituale intorno a noi, ogni giorno, in ogni momento. Per questo non è importante cosa hai sul telefono, nel senso che non è importante quante applicazioni bibliche hai, quante applicazioni buone evangeliche hai, ma quello che è molto più importante è quello che tu hai nella tua mente. Spiritualmente parlando. Fratello, ma io ho tre applicazioni, ho tutte le traduzioni possibili della Bibbia, ho le concordanze, ho i dizionari, ok, le leggi, le mediti e tutto quanto, ma le hai nella tua mente, le hai nella tua vita? In questa serata credo che dovremmo farci alcune domande. Per questo viene la domanda, come posso far questo? Per prima cosa è molto importante non generalizzare quando sei alla presenza di Dio. Quando sei alla presenza di Dio, non diventare in un modo, non parlare con Dio in un modo generale, generalizzato, ma diventa più specifico, non essere superficiale, ma cerca di vivere quel momento in un modo più vivo. Vai ai dettagli, parla con Dio con dei dettagli, non in un modo superficiale, in un modo generale. Una cosa che potrebbe, per esempio, aiutarti, e a me ha aiutato parecchio, è avere un elenco di ringraziamenti, prendere carta e penna. E iniziare a scrivere punto per punto e dire: Signore, per questo voglio ringraziarti, e anche per questo, e anche per questo, per quello che tu mi hai dato, per quello che io ho, per quello che altri non hanno. Questa settimana ho trovato questa persona che non ha questa situazione come la mia, io sono nella benedizione, lui ancora no. Signore, è una benedizione per me questo. Avere una lista di ringraziamenti ti aiuta ad entrare nel dettaglio con Dio quando sei nella sua presenza. Attento, per esempio, a quello che tu hai ricevuto da parte sua. Noi abbiamo molte benedizioni giornalieralmente che non ci rendiamo conto che sono benedizioni, perché viviamo in un mondo del consumismo dove apriamo il frigorifero e il frigorifero è sempre pronto per noi, dove noi entriamo in macchina e abbiamo il diesel, abbiamo la benzina, accendiamo la macchina e andiamo dove vogliamo noi. Ci sono persone che non si permettono questo al giorno d'oggi. Per questo pensa a ciò che Dio sta facendo anche nel tuo cuore, nella tua mente, il fatto che puoi capire la parola, il fatto che sei attratto dalla sua presenza. Anche questa è una grazia, anche questo è un motivo di ringraziamento. La salvezza che lui ti ha dato, la conoscenza che hai in lui. E insieme alla disciplina della preghiera, non solo della scrittura, insieme alla meditazione, insieme alla disciplina della preghiera, c'è bisogno che impariamo anche la disciplina della solitudine, cioè un tempo messo da parte in modo intenzionato, un momento e un posto dove sei tu solo con Dio, lontano da tutti. Lontano da tutto per un tempo di recupero spirituale. Questo luogo, chiamiamolo così, spirituale, è uno stato della mente e del cuore piuttosto che un luogo specifico, piuttosto che di andare a trovare magari su una punta di montagna oppure io devo andare fuori città non so quanti chilometri, potrebbe aiutarti anche questo, ma quello che voglio dire è che più è uno stato della mente, è uno stato del tuo cuore piuttosto che un luogo specifico, perché potresti anche ritrovarti in mezzo al deserto, ma il tuo spirito non sentirsi in una solitudine, quindi appartato con Cristo. Perché molte volte abbiamo questo problema, ma io non riesco a sentire Dio, fratello. Hai bisogno di momenti di solitudine, hai bisogno di disconnetterti da tutti e da tutto e poter entrare in un momento di solitudine. Per questo una cosa molto importante da fare che anche io ho imparato è quella di evitare le distrazioni, perché è così che si perde l'essenza, è così che si perde anche lo scopo. Salmo 46, 10, esattamente questo dice, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Ripeto un'altra volta. Fermatevi, dice, e per far cosa? E riconoscete che io sono Dio. Dio non parla in questo passaggio di fermarti e di iniziare a fare qualcosa, non dice di avere un'azione. No, no, c'è bisogno purtroppo che tu, c'è bisogno soltanto che tu ti ferma solo per riconoscere chi è Dio. Un momento di meditazione, un momento di solitudine. Il libro dei Salmi è pieno di questa parola, Selah. Pausa, cioè fermati, medita. La tua mente che possa essere
solo tu con Dio, in una solitudine, una meditazione con Dio, non solo leggi, non solo preghi, ma medita nella presenza di Dio e rimani in un momento di solitudine con Lui. Per questo evita le distrazioni, cerca un ritiro sociale in modo volontario, in modo intenzionato, perché spesse volte, ancora di più per coloro che ci stanno seguendo e che hanno magari anche un ministero spirituale e non solo, certe volte, spesse volte, noi i nostri serbatoi, le serbatoie delle nostre anime sono vuote. A me è capitato spesse volte, prima di capire cosa significasse avere un burnout, che anche noi ci svuotiamo. E c'è bisogno di un momento di capire esattamente quando fermarti, anche se molte volte abbiamo questo zelo per l'Evangelo, questo zelo di predicare, questo zelo di insegnare, di portare la parola di Dio ad altre persone, a quanto più persone, ma ci sono momenti in cui ti senti così vuoto che devi fermarti perché sennò ci potrebbero essere dei rischi. E quindi momenti in cui tu ti senti vuoto, il serbatoio dell'anima tua è vuota e che hai bisogno dei momenti di meditazione, di momenti in cui tu ti possa appartare per poter fare il pieno della presenza di Dio e quindi essere ricaricato. E molte volte questo succede, anche ci sentiamo così stanchi psicologicamente nel poter andare avanti perché ci rendiamo conto che stiamo andando avanti sempre con la spia rossa, la riserva. Per questo quando arrivi in queste situazioni è sempre buono prendersi del tempo per pianificare dei momenti d'oasi nella nostra vita, prima che non sia troppo tardi. Ed è qui che la solitudine ha uno scopo costruttivo e non distruttivo. Luca capitolo 6, versetto 12 e versetto 13 è quello che anche Gesù faceva, noi vogliamo imparare da Gesù, giusto? Luca 6, 12, 13 dice: In quei giorni egli, cioè Gesù, andò sul monte a pregare. E qui parla in un modo singolare, quindi lui andò da solo sul monte a pregare e dice che passò la notte in preghiera a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Cioè Gesù, figlio di Dio, doveva prendere una decisione molto importante, versetto 13, doveva scegliere i suoi discepoli, quindi quei 12 con cui lui dovrebbe iniziato la sua opera e che avrebbero portato al suo ritiro, diciamo così, l'opera avanti, l'opera di Dio avanti, quello che lui avrebbe insegnato. E li avrebbe fatti automaticamente apostoli. Però prima di prendere questa decisione importante, Gesù, figlio di Dio, versetto 12, è andato, si è appartato a pregare. Un momento di solitudine, un momento di meditazione. E passò la notte intera in preghiera a Dio prima di prendere la decisione importante. Voglio farti una domanda qui. Quando è una decisione importante da prendere, indifferentemente di che natura sia, spirituale, finanziaria, sociale, non so quale potrebbe essere. Cos'è che fai tu? Quando tu hai il problema nel versetto 13, una decisione importante da prendere, cosa potresti scrivere tu nel versetto 12? Qual è la tua azione? Quali sono i tuoi preliminari prima di prendere la decisione? Per caso c'è la preghiera? Per caso c'è una meditazione? C'è un momento di appartarti lontano da tutti, lontano da tutto, per poter sentire la voce chiara, la direzione chiara? Fuori dall'affollamento, fuori da ogni rischio di non poter sentire la voce di Dio, rumore e via dicendo, affinché, capitolo 1, versetto 8 di Giosuè, tu possa andare avanti e prendere delle decisioni in un modo saggio, potresti camminare in benedizioni da parte di Dio. Gesù fece questo, lui passò un'intera notte da solo ed era il figlio di Dio. Matteo capitolo 14, versetto 13 dice: Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca dove? Verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi della città. Cioè, Gesù andò da solo, in un modo intenzionato, aveva bisogno di andare in un luogo deserto. Marco capitolo 1, versetto 35 dice: Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò dove? In un luogo deserto. Per far cosa? Per pregare. E la pregava. Gesù andò in un luogo deserto per pregare. Quello che voglio fare e voglio concludere in questa serata attraverso questi versi è che possiamo prendere noi un modello
da parte di Gesù. Gesù non andava solo a pregare, Gesù non parlava solo da pregare, Gesù si ritirava, aveva un momento in cui lui si ritirava per poter allontanarsi da tutte le distrazioni, da tutto l'affollamento delle nostre menti, delle nostre anime, per poter capire realmente la vera volontà di Dio, la vera direzione, la giusta direzione che doveva prendere. Erano decisioni terrene che lui doveva prendere, i 12 discepoli, per esempio, sì, con un impatto spirituale, vero, giusto. Ma lui pregava per capire esattamente la volontà di Dio per i giorni che avvenivano. Pregava per poter prendere la giusta direzione. Matteo 14, 23 dice: dopo aver congedato la folla, sempre Gesù, salì sul monte, salì in modo singolare, quindi Gesù da solo, sul monte in disparte per far cosa? Né per mangiare, né per divertirsi, ma per pregare. È venuta la sera. Rimase là da solo. Marco 6, 31-32 dice, ed egli disse loro. Ecco che qui Gesù adesso inizia in un modo plurale. Venitevene ora in disparte, parlava ai suoi discepoli, in un luogo solitario. Sottolinea per favore la parola luogo solitario. E riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Versetto 32. Partirono dunque con la barca per andare, sottolinea per favore, in un luogo solitario in disparte. Per questo non so, forse tu ti senti stanco, forse ti senti vuoto, forse sei un ministro di Dio, hai un'attività spirituale nella tua chiesa, forse sei un pastore, un evangelista, un missionario e ti senti stanco e vuoto, oppure sei un membro che vivi una stanchezza spirituale. Voglio dirti che hai bisogno di restare in disparte, in un luogo solitario, per riposare alla presenza di Dio. Luca capitolo 5, 16. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Non un solo versetto, non solo due versetti, neanche tre, ma Gesù è quello che lui faceva, e Gesù era quello che lui insegnava ai discepoli, e quello che anche praticava. Per questo Gesù pratica tutto questo, praticava tutto questo, perché non può essere anche per te una pratica o addirittura una disciplina? A volte abbiamo bisogno solo di pochi minuti, abbiamo a disposizione solo pochi minuti, ma in questi momenti dovremo imparare a dire agli altri forse che vuoi stare da solo, in modo che la tua anima possa riposare. Quindi cosa c'è da fare? Evita le distrazioni. Trova il tempo per un ritiro volontario spirituale. So che già stai dicendo nella tua mente, se avessi tempo, io sono una di quelle persone che ho sempre detto questo, e alla fine ho dovuto imparare che il tempo lo gestisco io, non lo gestiscono gli altri. Anzi, ancora di più, noi siamo responsabili di come gestiamo il nostro tempo e come gestioniamo anche le nostre anime, le nostre menti, le nostre sorgenti spirituali, tramite cui Dio vuole benedire gli altri. Molte volte di questo abbiamo bisogno, di evitare le distrazioni, di trovare il tempo, ma molte volte ho dovuto imparare la disciplina del silenzio. Sapevi che anche il silenzio è una preghiera? Lo scopo del silenzio ti insegna ad imparare quando parlare, ti insegna ad astenerti dal parlare, perché il problema di molte persone non è quello di stare in silenzio, il problema di molte persone è che piace parlare, certe volte anche troppo, e molte volte ci è difficile stare in silenzio, e molte volte Dio vuole che noi impariamo un'altra disciplina, quello del silenzio, per poter imparare anche a calcolare il numero delle parole che noi parliamo, diciamo. Giacomo capitolo 3, versetto 2. Poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno sbaglia nel parlare, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno cosa? Non la lingua, non la bocca, anche tutto il corpo. Cioè, se tu non sbagli nel parlare, sai dirigere questo piccolo membro, la lingua, allora sei capace anche di tenere a freno anche tutto il corpo. E qui non vorrei entrare nei dettagli, ma sappiamo che noi pecchiamo in molte cose attraverso il nostro corpo, non solo in azioni, ma molte volte anche nei pensieri o nelle parole. Quindi una disciplina buona è quella di imparare anche
gestire e a non sbagliare nel parlare. Per questo, quando tu parli, esiste il rischio di non sentire la voce di Dio. Molte volte succede questo, noi quando entriamo in preghiera, così tanto parliamo che non lasciamo o non sentiamo la voce di Dio. Ecclesiaste capitolo 5, versetto 1 e versetto 2 dice così: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per far cosa? Per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Versetto 2: non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, e le tue parole siano dunque poche. Per questo il silenzio, secondo il mio punto di vista, è strettamente legato alla fiducia in Dio. Molte volte quando noi facciamo silenzio, noi dichiariamo e lasciamo il controllo a Dio. Non veniamo noi con le pretese, non veniamo noi, Signore, voglio che tu così, che tu faccia così, che le cose vadano così. Quando noi facciamo silenzio, noi lasciamo a Dio il controllo della nostra vita. Per questo qui non parliamo di solitudine come segno di indifferenza, attenzione, e non parliamo di silenzio come segno di indifferenza, come per dire non mi interessa, non voglio sentire niente, faccio silenzio, non dico nulla, non parliamo di questo. Per questo, quando noi impariamo questa disciplina della solitudine, questa disciplina della meditazione, del silenzio, è molto importante che noi analizziamo e di cercare di non trovare nella solitudine, nel silenzio, scopi che non sono quelli giusti. Quindi nasconderci dietro questa disciplina, per peccare, quindi avere un silenzio, un falso silenzio, una falsa solitudine. Voglio fermarmi qui perché il tempo passa, recuperiamo un po' e prego che il Signore possa darci la forza e la potenza di capire la sua parola, ma soprattutto di adempierla. L'adempimento è nostra responsabilità, non solo di Dio, che Dio già ci dà l'input attraverso la sua parola, e quindi prenderci le nostre responsabilità di essere disciplinati spirituali. Che il Signore vi benedica.